Questa è l'incredibile storia di Sam, un bambino che, per le circostanze avverse della sua vita, non credeva più nel Natale. La guerra in mare gli aveva portato via suo padre. Di lui non si avevano più notizie. Tuttavia, Sam non aveva perso le speranze. Ogni giorno, infatti, al tramonto, si recava sulla spiaggia in attesa del padre che, forse, vedendolo sulla riva, avrebbe ritrovato la strada di casa. Sam? Forza, dobbiamo andare! Mary era la madre di Sam. Anche lei aveva sofferto molto la perdita del marito e solo la fede e la preghiera la mantenevano viva. Per non passare il Natale da soli, Mary aveva deciso di portare Sam a casa dello zio Frank, che viveva in un paese molto lontano. Sam, mi raccomando, fai il bravo dallo zio Frank, eh? Andiamo. E nel cuore della notte, dopo tanto vagare, arrivarono finalmente nella casa del vecchio Frank. Coraggio, Sam, siamo quasi arrivati. Guarda la mia nipotina, come sta? Zio, bene, tu? Siete arrivate finalmente. Sì, guarda chi c'è. Tu deve essere Sam. Guarda come sei cresciuto in fretta. L'ultima volta che ti ho visto è stato il giorno del tuo battesimo. E adesso mi trovo un uomo davanti a me. Ma prego, entrate, no? Sì, grazie. Prego. È così, figliolo. Non hai ancora scritto la lettera a Babbo Natale. Come mai non l'hai ancora fatto? Io vorrei solo che tornasse papà. È quello che vogliamo tutti noi, Sam. Ma dobbiamo andare avanti. Vede, Sam, quello che voleva dire tua madre è che nonostante sei già cresciutello, ma sei ancora un bambino. E come bambini di questo mondo, tu hai diritto al Santo Natale, qualsiasi cosa accada. Frank era un uomo molto rispettato in paese e aveva una bottega dove vendeva ogni genere di cosa. Si diceva che i suoi oggetti fossero magici e capaci di esaudire ogni tipo di desiderio. Bastava solo avere fede. Con il passare del tempo, però, l'avvento della tecnologia aveva cambiato le persone. La gente non aveva più fede e questi oggetti che donavano speranze e amore furono inesorabilmente sostituiti da computer e cellulari. Dal padre aveva ereditato la curiosità e così come suo padre Sam piaceva esplorare. Spesso queste sue necessità lo avevano messo nei guai a scuola, ma
Questa volta no. Questa sarebbe stata tutta un'altra storia. Fu così che il principe sconfisse il drago, liberò la principessa, la baciò e vissero per sempre felici e contenti. Spero proprio che possano farci bene un paio di giorni lontani da casa. Tranquilla, Mary. Qui da me anche sempre starà meglio, vedrai. Ne sei sicuro? Puoi starne certa. Qui potete restare per tutto il tempo necessario. Necessario per cosa? Per scoprire la fede, ovviamente. La magia del Natale, Mary. Qui più di qualunque altro posto. Credevo che avessi smesso da un pezzo di inseguire i sogni. Ma io ho smesso, mia cara. Adesso sono loro che inseguono me. Sam, tranquillo, non devi aver paura di me. Chi sei? Sono Eric. Tu puoi parlare? Certo che posso parlare. Sono qui perché tu hai bisogno di me. Bisogno? Bisogno per cosa? Per avvicinarti alla fede, ovviamente, e farti credere nuovamente alla magia del Natale. Vedi, ognuno di noi ha perso qualcuno importante nella vita, ma non per questo dobbiamo arrenderci. Io vorrei solo che tornassimo pace. Non ti resta che pregare allora, avere fede e credere fortemente che non tutto sia perduto. Ma io non so più cosa credere. Tranquillo, da adesso ci sono io qui con te. Sam? Con chi stavi parlando? Con nessuno, mamma. Va bene, dai, andiamo. È pronta la colazione. Ciao, Eric. Stavo pensando, Sam, se tua madre è d'accordo, naturalmente, mi portate giù in paese. Facciamo un giro. Voglio farti vedere dove sono cresciuto io. E poi dobbiamo comprare un regalo alla mamma.
Che ne dici, Sam? Ti va? Ottimo! Allora usciremo subito dopo la colazione. Andate pure tranquilli. Io per il vostro ritorno vi preparerò un bel pranzetto. A dopo, Mary! Così lo zio Frank e Sam uscirono per comprare un regalo a Mary. Quella era senza dubbio una buona occasione per conoscersi meglio, visto la lontananza che li aveva divisi per tutti questi anni. Ed era un'occasione per lo zio Frank di mostrare al nipote che, nonostante tutto, non si potrà mai smettere di inseguire i propri sogni. Allora, Sam, ti piace il paese? Sì, zio, è molto bello. Ah, mi fa piacere. Però c'è ancora una cosa da farti vedere. Va, andiamo. Sai cos'è questa, Sam? No, zio. Questa un tempo era la mia bottega. Insieme alla buon'anima di zia Lisa regalavamo i sogni alle persone più bisognose. E poi, cosa è successo? Cosa è successo, Sam? È successo che la gente è cambiata, ha smesso di credere e la magia pian piano si è affievolita. Ed ecco il risultato. Ma vedi, Sam, io non t'ho portato qua per piangere i tempi che furono. T'ho portato qua perché volevo dimostrarti una cosa. Cosa volevi dimostrarmi, zio? Ecco, Sam, io ti volevo dimostrare che anch'io ho perso tutto. Ho perso la mia cara Lisa. Ho perso la bottega. Tutto. Ma nonostante ciò, non ho perso la fede. Non ho perso la speranza che un giorno tutto possa cambiare come prima. E poi ci sono i sogni, Sam. Quelli nessuno potrà portarteli via. Mai, nessuno. Nemmeno quando sarai vecchio come me. Non scordartelo questo. D'altronde, che cos'è la vita se non l'inseguimento di un sogno? Andiamo, va, torniamo a casa. Sono dei dolcetti che ha comprato mio zio. Posso averne un pezzettino?
Non sapevo che tu mangiassi. Che buona! Dai, vieni, sediamoci. Secondo te mio padre è ancora vivo? Perché mi stai chiedendo questo? Perché a scuola tutti mi prendono in giro. In giro? E per cosa? Dicono che mio padre è morto per fare la guerra. A volte alcuni bambini possono essere davvero cattivi. Ma la domanda che devi porti, caro Sam, anche tu credi che sia morto? Io non so più a cosa credere. Avresti mai creduto fino ad oggi che un pupazzo potesse parlarti? Il Natale si stava avvicinando. Eric aveva il difficile compito di insegnare a Sam tutti i fondamenti della religione e il valore del Natale. Grazie a quel pupazzo, Sam era finalmente tornato a credere in se stesso e nella propria famiglia. E forse, come in ogni favola, la magia della notte di Natale avrebbe portato con sé un miracolo. Sam, sei sveglio? Volevo darti la buonanotte, cioè. Adesso ti voglio raccontare una bella poesia. Ogni bambino di tutto il mondo, che sia bianco, che sia nero, che sia biondo, ha un grande sogno nel cassetto, un chiodo fisso nella mente e nel petto. Ed ora che Santo Natale sta per arrivare, ogni bambino a modo suo si dà da fare. Ognuno come può, bene o male, scrive una letterina a Babbo Natale. Ma i bambini del mondo sono veramente tanti e i sogni e i desideri sono altrettanti. Anche se tutti gli angeli con la barba bianca si danno un gran da fare, purtroppo tutti i sogni non si possono avverare. Ma tu che preghi sempre intensamente e che la tua fede è forte veramente, e che ha un pensiero fisso nella mente, è mai possibile che nessuno si accorge di niente? Ma intanto tu continua a pregare, non smettere mai, mai di sperare. Continua a sperare, continua a sognare, e chissà, chissà che il tuo sogno non si possa avverare. Buonanotte, Sam. Buon Natale, papà. Buon Natale, Eric. Allora, Sam, non sei curioso di sapere cosa ti ho regalato? Dai, tu sei scartato. Thank you.
arrivederci e buon Natale.